Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di The Binding of Isaac Afterbirth. Siamo qui oggi per fare una challenge. E per essere più precisi, scusatemi, si facciamo la challenge The Host. Ok, il seed per questa partita è GEBX354R. Iniziamo con tutte le statistiche base. Abbiamo Mulligan e Parasite Chu, tipo, credo. No, quello è quello è Infestation, non mi ricordo quale. Vabbè, mi permette praticamente ogni volta che subisco danno di invocare un ragno. Quindi, bene. Non abbiamo particolarmente armi molto potenti questa partita perché Mulligan funziona poco. Però per il resto, se riusciamo un po' a potenziarci il danno, dovremmo essere tranquilli. Usciamo da qui, mezzo quello di vita previsto, speravo di ottenere qualcosa, però peccato, non fa nulla. Praticamente se siamo fortunati Mulligan funziona spesso, se non siamo fortunati funziona nulla. Ora come ora siamo altamente sfortunati. Sono ancora malato, quindi ogni tanto purtroppo dovrò smettere di parlare senza che io possa farci nulla, perché sennò crepo e non è una cosa bella. Abbiamo infinite chiavi, quindi entriamo qua dentro, magari riusciamo a ottenere 3 centesimi, forse ce li droppa lui, ce ne ha droppati 2, se ce ne droppa un altro mi prenderò il cuore rosso, nella speranza che lo droppi prima che io muoia. Dai, un altro centesimino qua, una chiave, no? Abbiamo anche la zecca, quindi tutti i boss partiranno con meno vita. Ed è una cosa buona, in realtà abbastanza buona. In teoria portarmi a così poca vita mi permette in un certo senso di dovermi concentrare di più. Quindi potrei addirittura giocare meglio del solito. Se succede una cosa del genere ovviamente non la prendete come troppo buona, perché non credo che succederà di nuovo spesso. Ovviamente la sfida è abbastanza difficilotta se si ottengono nemici che hanno molta vita. E questo qua, nel particolare Rally Junior, è più difficile di altri nemici per il fatto principale che potrebbe ucciderci facilmente. Un altro oggetto che serve qua è di sicuro Hive Mind, molto potente con la combo che abbiamo. Non è una sfida così facile perché non abbiamo potenziamenti troppo forti, anzi abbastanza debolucci. Ok, Page Boy invece è un buon oggetto perché mi permette di recuperare un po' di soldi ed era quello che volevo, quindi per questo è un buon oggetto. In altri casi invece sarebbe cattivo. Sta di fatto che abbiamo bisogno di potenziamenti, questo è quello che ci serve in questa sfida. Direi che posso recuperarmi qui la pillola alla fine, mi sembra la cosa più utile ora. Ed è una luck up, buono, estremamente buono, quindi dovrebbe aumentare i drop. Nel prossimo video taglierò un po' corto e farò anche lo stesso una sfida. Questa è la numero 18, nel prossimo facciamo la numero 19. Perché così è più breve fare una sfida del genere, quindi mi conviene fare adesso la sfida perché ho poco tempo per registrare, molto semplice. Così ritorno anche con il numero di sfide che mi vanno bene. Questo è l'episodio numero 98, il prossimo è il 99. Così il 100 possiamo fare The Host, che è la cosa che voglio fare. Se no confuderei un pochettino le cose facendo due di fila partite intere, che mi verrebbe un po' difficile a me. Ok, possiamo continuare dopo questo intricatissimo concetto che non riuscivo quasi più a esprimere. E per il resto, beh, continuiamo e cerchiamo di vincere questa partita molto facilmente, molto velocemente, più che facilmente. E poi sarò abbastanza contento. Sì, l'obiettivo principale è più aumentiamo la luck, più droppiamo mosche, meglio è. Quel nemico ci mancava pochissimo che ci colpiva e avrebbe levato le possibilità di patto, cosa che mi rompeva più le scatole di qualsiasi altra cosa. Quelle due pillole potrei tornare utile. Qua dentro c'è molti centesimi che posso ritornarmi utili. La cosa più utile è quella HP in più. Il mostro qua in questo spazio ristretto non l'avrei mai voluto affrontare. Se però The Mulligan continua a funzionare così tanto bene, e in realtà non sta funzionando per nulla bene, io sono estremamente felice. Voglio di sicuro Hive Mind, sarebbe uno degli oggetti più utili per questa sfida. Perché beh, Hive Mind potenzia tutti tutto ciò che evochiamo, cioè nel senso sia i ragni che le mosche, quindi risulterebbe estremamente potente come oggetto in questo caso. Come è detta la mia voce che se ne va via a causa di
di questa partita. Experimental Treatment, abbiamo statistiche basse, quindi potrebbe rendersi utile. Effettivamente, a costo di un cuore, ci ha potenziato abbastanza, sapete? Un oggetto di Guppy, che è Guppy's Tail, lo prendo. Poi altro che voglio fare qua, nulla. Quel Experimental Treatment è risultato utile, perché ha aumentato il danno e ha aumentato anche la possibilità. No, maledizione a me, un danno intero lì non ci voleva. E ha aumentato anche, cioè ci ha diminuito la luck, mi sa, sì, perché avevamo 2 punti di luck prima. Però ha aumentato praticamente tutte le statistiche che io ritengo importanti. Abel è un famiglio altamente inutile, secondo me, che però raccogliamo perché potrebbe tornarci utile, no? Facciamo esplodere questo. E ovviamente non ci ha dato nulla di interessante. Prendiamo allora il cuore di fede e usciamo da qui. Non so se preferivo il danno base più alto oppure il come si può dire, oppure la maggior possibilità di drop di mosche. Credo il danno base più alto, perché comunque le mosche vanno a culo, quindi possono spawnare come no, anche se abbiamo 10 milioni e mezzo di cosa. Però le mosche sono sempre utili. Cioè, il danno base più alto è sempre utile, ci tornerà sempre utile. Abbiamo tipo 4 cuori, credo. E non abbiamo chiavi, cosa che un po' mi rompe le scatole. Questo anno potevo evitarlo, ma era molto difficile. Là c'è una roccia tinta che avevo visto, per fortuna. E c'era una chiave e un cuore di fede. Quindi, ok, non abbiamo perso quasi nulla. Anzi, abbiamo guadagnato. Avrei avuto però più vita se non avessimo preso danno. Ma vabbè, quelli sono dettagli. In realtà, il modo più facile per fare questa sfida è completarla in più fretta possibile e non prendersi a fare cazzate. No, non prendo nulla che c'è qui dentro, perché è un po' poco. Ho abbastanza soldi da credere di voler mantenere almeno una chiave per questo shop. No, infatti non lo userò per una cesta normale, una chiave del genere. Se c'è un oggetto là magari avrei fatto, sapete? Ma per una cesta normale non conviene mai fare una cosa del genere. La zecca comunque è uno degli unici trinket che non mi piacciono, perché non te lo puoi levare, quindi se trovi di meglio non lo posso cambiare. E diminuisce solo un po' la vita di tutti i boss, quindi può essere un po' inutile, altamente inutile. L'unica volta in cui funziona così così è quando si ha quella sacca di mamma che mi permette di portare un oggetto in più. Per il resto è inutile. Prendiamo anche questo cuore di fede e andiamo a battere Pip, che è anche la versione che lascia il creep in una stanza piccola. Grazie gioco, sei stronzo quando fai così. È vero, perché quando fa così è stronzo. Eh sì, perché basta che tipo salti come adesso e poi faccio un altro salto di fila e non potrò schivarlo, ma proprio mai. In un certo senso questa è la cosa che mi dispiace di più di Isaac, ad esempio lì. Non ha toccato terra, però comunque ha spawnato il creep, non me lo ricordavo questo particolare. E mi sembra ovvio che mi dà fastidio. Anche ora siamo un po' bloccati in questa situazione. Ti prego, spawnate mosche. Mi servite proprio una marea, perché più spawnate più danno fate. C'è di la verità che Abel sta colpendo abbastanza il nemico. Per quanto sia Abel, appunto, sia Abele, un famiglio che sta dall'altra parte della stanza e che di solito non colpisce mai. Mr. Dolly, Rage Up più Tears Up per 2 cuori poi neri. Veramente bello. Utile come oggetto, si è reso molto utile. Ok, credo che siamo potenziati, quantomeno in confronto a quanto vorrei io. Siamo abbastanza potenziati, a quanto minimamente vorrei. In realtà io vorrei ancora essere più potenziato, però non credo che tutti i miei desideri verranno accolti. Abbiamo perso un cuore nero già adesso, grazie Leone, però va bene. BFF potenzia soltanto il mio Mirror Red Buddy, quindi non mi interessa. Mi prenderò il Red Candle perché è una buona candela ed è potente. Poi spendo 3 per prendermi questa chiave e me ne vado. Cosa fa Red Candle? È un oggetto che si ricarica in una stanza e lancia un fuoco che fa abbastanza danni e para anche i colpi, compresi i nostri, stiamo attenti. Dai fatto che fa abbastanza danni e può colpire multiple volte i nemici. In questo video particolarmente me lo tosse del solito, sono un po' felice perché significa che non crepo di meno, e mentre lo dico mi viene la tosse, perfetto. Ok, scendiamo giù.
E continuiamo. Adesso dovremmo avere più possibilità di impatto. Satana, come si vede, Games 2. Siamo in tempo addirittura per la boss rush. Ma è normale, in queste sfide praticamente io faccio molto, molto spesso. Potrei farmi la boss rush, ma non la faccio perché è inutile. Prendiamoci il cuore di fede, che è una cosa invece sempre utile. E usiamo l'oggetto attivo, visto che si ricarica in una stanza, no? Ovviamente abbiamo mancato completamente i nemici. Però quantomeno gli abbiamo fatto abbastanza danno a quello, credo. Spero. Sì. Para anche le nostre lacrime, quindi dobbiamo stare un po' attenti. E a quanto pare questa kill invece se la prende il nostro minore Buddy. Complimenti! Non ci avrei mai creduto che tu potevi uccidere un nemico, ma neanche fra 30 anni. Il peggior utilizzo del mondo di un oggetto attivo qua. E quindi bene. Cos'è questa pillola? È un bad trip. Vabbè, almeno droppa qualcosa di interessante, che è in questo caso un ragno. Ovviamente droppa sotto i ragni perché non abbiamo l'oggetto che ci permette di droppare mosche quando subiamo danni. Questa è una full health, potrebbe risultare utile in futuro. Ok, apriamo qua. Molte monete, quindi lo shop è diventato di nuovo disponibile, o quantomeno valido per il mio gusto. Potremmo entrare là sopra per vedere che cosa c'è. Quattro ceste dorate, se ottengo abbastanza chiavi le faccio, però prima devo entrare nello shop. Mi sembra più giusto così. Spariamo comunque anche fuochi a caso nella stanza, perché ricordiamoci che possiamo colpire i nemici anche semplicemente casualmente, non si sa mai. Di certo non è una cosa di cui mi lamenterò questa. Perché se ci vanno addosso i fuochi mi permetto di quantomeno semplificare la run. Ovviamente tutte stanze con nemici che non mi piacciono, però mi sembra normale. Poche volte ottengo le stanze che voglio e poche volte ancora riesco a fare stanze molto facili. Oh, devo dire, che palle avere questa cavolo di malattia addosso. Mi scoccia tantissimo, mi dà estremamente tanto fastidio. Perché, beh, preferirei non essere malato. Dobbiamo cercare ancora lo shop. Apriamo questa cesta. Bombe infinite, bene. Facciamoci il boss prima di tutto, poi vediamo lo shop. Guardi, prende una marea di danni dal nostro oggetto. Soprattutto anche noi prendiamo una marea di danni se continuiamo così. E poi perché è un nemico immobile, quindi prende molti danni ai nostri fuochi. Bene, bene. La cap è range up. Vabbè, range up è inutile, la cap invece è già più utile. Qua possiamo prendere su altro oggetto e prenderò Warf Babylon perché potenzia il mio danno di abbastanza, oltre che la mia velocità. E quindi ok, andiamo a cercare lo shop. Sì, dai, intanto abbiamo abbastanza soldi, non facciamo però quell'altra stanza perché non abbiamo chiavi praticamente. Un sacco di cacche dorate. Interessante, almeno quantomeno buono a sapersi. E il nostro danno adesso è quantomeno un po' alto. Non tanto alto, ma abbastanza alto. Vediamo qui, ci sono nemici che mi vanno bene. Andiamo avanti. Uff, che palle questi qua, per esempio. Invece questi qua mi rompono tanto le scatole perché sono un po' lenti a battere anche con queste lacrime molto potenti. E anche poi il nostro oggetto attivo. Però credo che li batteremo abbastanza tranquillamente a seconda di come c'è sta durata, che ho aperto perché sono un idiota. Non posso neanche raccogliere l'oggetto. Se non ottengo un'altra chiave ci rimango di merda perché sono un pirla. E non mi ricordavo che avevo poca roba. No, addirittura ottengo altri centesimi, maledetto a me. Vabbè, adesso credo che possiamo continuare a cercare di arrivare fino a mamma. Perché l'obiettivo per questa sfida è solo mamma. Sì. Siamo abbastanza potenti per poter affrontare mamma molto tranquillamente. In modo estremamente tranquillo, anzi. Quindi credo che punterò una rush completa, fregandomi di tutto adesso, ora come ora. Sì, deve ancora aggiornarsi il danno di nuovo aumentato perché siamo in War of Babylon. Infatti, appena siamo scesi giù, ce l'ha aggiornato. Perfetto. Adesso non voglio più vita rossa, voglio completamente vita blu, quindi Cozy PJS, quindi che mi viene il nome Cozy, che è il sottotitolino che ha, non so perché. Potrebbe ritornare più utile che molto più utile che altri casi. Fastidiosi questi qui perché ci possono chiudere e noi non possiamo fare assolutamente niente per bloccarli. Non potevamo fare nulla. Immaginatevi essere la Delos, vabbè, con Delos si vola, però immaginatevi se eravate Delos e non volavate. Lì era proprio la morte, proprio le parolacce estreme in una partita, per quanto può essere potente, solamente i colpi perforanti, in una partita questi nemici vi daranno sempre fastidio. Sempre, eh? È inutile. Raccogliamo la chiave, se troviamo per caso un negozio possiamo entrarci, se no me ne fregano altamente. Una marea di centesimi comunque, c'è da dire, c'è da sottolineare.
Questi nemici sono fastidiosi, si avvocano abbastanza, per fortuna li abbiamo eliminati in fretta. Qua a sinistra adesso. Ok, spariamo questo qui. Ovviamente non ci ha dato addosso perché è intelligente più di quanto sembra. Però l'altro nemico invece è abbastanza idiota perché ci ha dato addosso. Quantomeno anche lui ci va addosso. E questi qui invece moriranno in fretta. Complimenti allo spostamento di quella cacchetta che mi ha colpito, non me l'aspettavo. Cosa mi droppi qua? Un oggetto, cioè una carta e poi altri oggetti a caso perché tu puoi, ed è roba abbastanza inutile. Peccato che Mulligan non è potente quanto la trasformazione in Guppy. Vabbè che sarebbe stato troppo un oggetto troppo potente, perché Guppy di per sé è potentissimo come oggetto. Però, come si può dire, sarebbe stato un oggetto che... Cioè io Mulligan rischio di rollarlo in alcune partite perché lo ritengo un po' inutile. Ok, prendiamo questo, poi questo, un'altra chiave, un'altra carta che è però la possiamo usare nel prossimo piano e poi credo che possiamo andarcene. Sì, usiamo però al prossimo piano perché così concludiamo in fretta. Entriamo qua dentro, facciamo così e vediamo un pochettino. War. Ok, perfetto, mi darà un famiglio, che è una cosa più utile di quanto può sembrare. Possiamo far esplodere questi cosi per far andare a War, però sono molto più pericolosi di quanto sembrano. Quindi quantomeno evitiamo di farli esplodere propriamente prima che sia troppo, cioè prima che creino casino. War adesso è poca vita, ci dropperà un famiglio che è il Ball of Bandages e possiamo andare a concludere la partita perché adesso entro nella stanza. Scegliamo anche una stanza a caso, dai su, giusto perché possiamo. Questa, ok, non la facciamo. Spariamo il fuoco che farà un bel po' di danni a mamma. Sì, teoria potete sparare i fuochi in tutte le quattro direzioni e fargli molto danno. Ha sconfitto quel nemico al posto mio, grazie. Se vuole riscendere sarò felice. Sì, intanto. Perfetto, dai, sta andando estremamente bene. Abbiamo un danno quantomeno elevato. Se scendeva il piede adesso su di noi sarei stato più felice in realtà perché la cucca avevamo prima. Dai, 2 su 3 sono occupate. E va bene, completato. Possiamo concludere la sfida. E salutarci, abbiamo sbloccato Tech.5 che vedremo spero nella prossima partita e quindi per questo episodio è tutto, ciao a tutti ragazzi, qual è tutto, vi ricordo di iscrivervi, commentare e lasciare un pollice in su, ciao a tutti!